Bentrovati a un nuovo appuntamento con Filca News. In primo piano l'attualità. È stato un inizio di marzo davvero intenso e ricco di soddisfazioni per Filca Cooperative. Cominciamo dalla partecipazione al prestigioso evento fieristico EcoBuild di Londra, dove il direttore tecnico Francesco Biffi e l'architetto Francesco Ricchiuto hanno illustrato ad una platea internazionale l'innovativo progetto Biocasa Filca nel corso di un seminario organizzato dalla Camera di Commercio italiana per il Regno Unito. La Regione Lombardia ha infatti scelto Filca Cooperative quale realtà imprenditoriale qualificata a portare ad EcoBuild un'esperienza significativa di edilizia sostenibile nel territorio lombardo, applicata al settore residenziale. L'ingegner Biffi e l'architetto Ricchiuto, in particolare, hanno svolto la loro relazione su tre case history: la residenza del parco in via Pompeo Marchesi a Milano e l'intervento realizzato ad Esenzano del Garda, entrambi in classe energetica A, e la residenza Verdiana, che adotta tecnologie tali da collocarla in classe A+, la casa consumo zero. Nell'ambito dello stesso seminario è stato anche presentato l'avanzato sistema CENED, promosso da CESTEC SPA con il sostegno della Regione per migliorare le rese energetiche delle costruzioni esistenti e dei nuovi immobili. Ed ora la rubrica Zoom. È stata presentata presso la sede di Asso Lombarda a Milano la ricerca per una filiera sostenibile, il punto di vista di imprese e consumatori, promossa da Fondazione Sodalitas e condotta dall'Istituto GFK Eurisco, che ha intervistato un campione di 500 consumatori e 183 realtà imprenditoriali, rappresentative del mercato italiano. A sviluppare la ricerca è il laboratorio PMI Filiera Sostenibile, composto da quattro aziende individuate come esempi d'eccellenza sul fronte della sostenibilità di impresa. Tra queste Filca Cooperative, rappresentata dalla responsabile del marketing Cinzia Rossini. Il servizio. Quali sono le principali evidenze che emergono dalla ricerca condotta da GFK Eurisco per quanto riguarda la diffusione della cultura della sostenibilità tra le aziende italiane? Ma direi che il quadro che è emerso dalla ricerca complessivamente è abbastanza positivo, nel senso che è risultato evidente che per la maggioranza delle imprese la sostenibilità ormai è entrata nell'agenda. Questo significa che non è più qualcosa di separato dall'operatività quotidiana, è qualcosa che riguarda il modo in cui l'impresa opera nelle sue varie funzioni. Certo, il fatto che si riconosca l'importanza della sostenibilità non significa che si agisca sempre coerentemente. Diciamo che c'è oggi una minoranza di imprese, circa, diciamo, fra il 30 e il 35%, che possono essere definite virtuose perché sono impegnate in un percorso reale di applicazione ed impegno dei principi della sostenibilità. C'è una maggioranza che inizia a muoversi, ma che ancora mette in pratica in modo abbastanza sporadico. Dottoressa Rossini, Filca Cooperative ha intrapreso già da diversi anni un percorso di sostenibilità che si è concretizzato anche e forse soprattutto nel progetto Biocasa. Rispetto alle scelte strategiche e alle politiche dell'azienda, come leggete i risultati della ricerca realizzata da Eurisco? È confortante vedere che le azioni che noi abbiamo intrapreso da 10 anni a questa parte siano praticamente quelle che il mercato in questo momento sta attendendo da parte delle imprese. Il dato che oggi è emerso in merito ai consumatori, 30% appunto, che è assolutamente già praticante, ma un pronto 70% è quello che si approccia a un mercato sostenibile, è incoraggiante. Incoraggiante soprattutto per le imprese che come noi sono già pronte a rispondere a questo tipo di mercato. Quindi sostiene ancora meglio tutte le decisioni che chiaramente all'interno di un'impresa a volte risultano essere anche molto impegnative, ma risultano anche essere gratificanti quando incrociano appunto un mercato che veramente si esprime e va in quella direzione. È una ricerca che doveva essere fatta ai fini del laboratorio al quale partecipiamo e per quanto riguarda Filca Cooperative ha dato delle grandi conferme e anche degli spunti per continuare sul percorso della sostenibilità che noi abbiamo intrapreso con convinzione. Cosa possiamo fare noi media per aumentare questa cultura tra i cittadini?
Io non penso che siamo in un contesto di carenza di informazioni, perché ormai su media diversi, con la cross-medialità, si può davvero pescare di tutto. E il problema semmai è la qualità delle informazioni, quindi penso che il nostro compito sia quello, che poi quello del giornalismo in generale, di raccontare i fatti, ma anche dare una chiave di lettura, possibilmente fornire un filo d'Arianna, perché davvero orientarsi quotidianamente diventa un labirinto altrimenti. Io credo che bisognerebbe attivare una vera alleanza tra tutti quelli che possono avere un ruolo, per cui l'azienda ovviamente ha tutta una parte di responsabilità anche nel modo con cui comunica, però è chiaro che per diffondere anche una cultura ampia di questo tema c'è bisogno che il mondo della scuola, della formazione si attivi, e qualche segnale positivo per fortuna lo stiamo rilevando, e che comunque anche il mondo delle istituzioni, in particolare gli enti locali, diano una mano soprattutto alla crescita di questa cultura per la valorizzazione anche del territorio. A coronamento della settimana appena trascorsa, l'attribuzione a Filca Cooperative del premio nazionale Real Estate Webstar, promosso da Casa.it, il primo portale immobiliare in Italia con oltre 3 milioni e mezzo di visitatori al mese. Il riconoscimento al sito internet www.filca.it quale il migliore nella categoria costruttori attesta la completezza e la trasparenza delle informazioni, la ricchezza dei contenuti e la facilità di navigazione. Il successo di Filca è stato decretato dai voti degli utenti di Casa.it, che hanno scelto i vincitori delle 7 categorie in concorso tra le migliaia di aziende candidate. La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice dello Stadio San Siro di Milano. A ritirare il trofeo l'ingegner Enzo Erra, consigliere delegato Filca per l'area di Milano. Vediamo. Quindi the winner is Filca Cooperative, ritiro il premio. E noi in realtà siamo costruttori un po' a nome, nel senso che non siamo sicuramente agenti immobiliari, cioè noi facciamo sviluppo immobiliare nell'ambito di una nicchia molto precisa di mercato, che è quello della cooperazione. Quindi il nostro target di utente è l'utente della prima casa, evidentemente, quindi il nostro impegno è anche sotto il profilo sociale molto, molto importante. Prima si parlava, ho sentito dire, del salto di qualità anche della professionalità degli agenti immobiliari. Questo mi fa molto piacere, perché noi sono anni che ci battiamo, sono 20 anni, facciamo efficienza energetica. Quindi io credo che l'utente finale che ha visto il nostro sito ci ha premiato anche per la trasparenza, per l'impegno che abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Grazie. Per questa edizione è tutto, arrivederci a un prossimo appuntamento con Filca News.